Il Perugia voleva chiudere in bellezza il suo campionato e l'ha fatto battendo un Varese demotivato che ha badato a giocare senza preoccuparsi troppo di difendersi. Il risultato, 1-0, sta stretto alla squadra di Agroppi, che ha costruito molte palle gol fallendole per precipitazione. Nonostante il caldo, la partita ha vissuto su ritmi notevoli, soprattutto nel primo tempo. Dopo un paio di occasioni di gol fallite da Zerbio, al 36esimo giungeva la rete decisiva, lancio di Caso per Zerbio, questi di testa faceva la torre per Pagliari, che di destra al volo batteva Zunico. Per Pagliari si tratta della decima marcatura personale in questo campionato. Il Varese replicava con un colpo di testa di Di Giovanni, sul quale Di Leo compiva la parata più difficile della sua partita. Il Perugia insisteva e nella ripresa poteva anche raddoppiare, ma al 26esimo l'arbitro negava un calcio di rigore a Perugini, fallosamente contrastato da Braghin, e al 31esimo Menta superava tutti, anche il portiere, ma lasciava a Morbiducci la conclusione vincente, un gol però che veniva annullato per evidente fuorigioco dell'attaccante.